Migliaia di manifestanti si sono radunati sin dalle prime ore del giorno nel centro di Beirut, in corrispondenza della prevista riunione del Parlamento su una controversa legge per l'amnistia nei confronti di una lunga lista di crimini comuni e finanziari. I manifestanti hanno circondato gli accessi a Piazza Etoual, sede del Parlamento libanese, protetta da un rigido apparato di sicurezza con agenti in tenuta antisommossa, cavalli di frisi e blocchi di cemento. Sempre oggi riaprono le banche in tutto il Libano dopo due settimane di blocco seguito alle misure del governo che ha limitato i prelievi dai conti correnti in dollari. Per la riapertura il Ministero dell'Interno ha predisposto un dispositivo di sicurezza collocando agenti fuori dalle filiali.